Burkina Faso è uno dei paesi più poveri al mondo e si classifica 182esimo su 189 rispetto all'indice di sviluppo umano. Questo significa che circa la metà della popolazione, ovvero circa 10 milioni di persone, vive con meno di $1.25 al giorno. Inoltre, l'età media della popolazione è di 17 anni. Il paese pertanto è pieno di giovani poveri. La formazione e il lavoro sono le chiavi per lo sviluppo e la sinergia con le amministrazioni locali è fondamentale per assicurare la sostenibilità di ogni intervento. È per questo motivo che il Movimento Shalom è partner di un progetto finanziato dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, Giovani al Centro, Partenariati Territoriali per i Giovani in Burkina Faso, che ha l'obiettivo di promuovere lo sviluppo economico sostenibile e inclusivo in 7 aree del Burkina Faso, rafforzando il ruolo delle autorità locali e sostenendo le politiche occupazionali a favore della popolazione giovanile. Il Movimento Shalom interviene nel 5° arrondissement di Ouagadougou, un quartiere della capitale che conta circa 190.000 abitanti. Giovani al Centro, partenariati territoriali per politiche, servizi e imprenditoria giovanile in Burkina Faso. È un progetto finanziato dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. Che ha come capofila la regione Piemonte. Il progetto ha l'obiettivo di promuovere lo sviluppo inclusivo e sostenibile in 6 comuni del paese. Zinyaré, Bayugia, Gursi, Boussou, Banfora e il 5° arrondissement di Ouagadougou. Il progetto prevede delle formazioni per i giovani e anche per i tecnici dei comuni coinvolti. Nel nostro paese bisogna incoraggiare l'imprenditoria giovanile, sensibilizzare i giovani a vedere altre opportunità rispetto a partecipare ai concorsi pubblici. La formazione scolastica non si è ancora adattata a questo modo di lavorare in modo imprenditoriale. Non hanno ricevuto una formazione adatta a facilitarli nel mondo dell'imprenditoria. Quindi incontrano diverse difficoltà, non è solo una questione di pazienza, ma non hanno le capacità di gestione che deve avere un imprenditore. Quindi qualcuno inizia ma non riesce a crescere. Come soluzione penso che i giovani hanno bisogno di tecnici. Per molto tempo abbiamo creduto che il problema fosse solo la carenza di finanziamento, ma ora capiamo che non è solo il finanziamento, ma è la gestione. Bisogna mettere a disposizione dei giovani che vogliono diventare imprenditori, dei tecnici che li accompagnino passo passo. I giovani hanno sempre più la consapevolezza che l'imprenditoria è una possibilità come tutte le altre. Ed è possibile avere successo. Si tratta di un progetto che rientra nella politica strategica del comune. Perché riguarda giovani e impiego. Quindi questo progetto è arrivato al momento giusto. Il progetto ci ha permesso di fare della formazione. Una 50 di giovani, donne e uomini sono state formate alla trasformazione di mais locali. Si è trattata di una formazione molto ricca per i partecipanti. Poi abbiamo formato una 20 di giovani in edilizia, ovvero realizzazione e posa di lastricati, elettricità, meccanica per due ruote.
Sapete che Ouagadougou è la città delle due ruote. Un gruppo di giovani ha fatto questa formazione e questo gli porterà un vantaggio alla città e a loro stessi. Mi chiamo Ouedraogo Fatimata, ho seguito la formazione in agroalimentare. Per ora faccio la farina di mais. Vorrei fare anche il couscous dolce, il latte di mais. Ma per il momento faccio la farina di mais. Mi chiamo Nana Wendmanga Issa e la formazione mi ha aiutato molto. C'erano delle cose che non conoscevo, ma grazie alla formazione ho imparato. Per esempio, non conoscevo gli scooter 135, ma adesso ho imparato e sono pronto. Il mio nome è Compaoré Abdul Fatò. Ho fatto la formazione per la fabbricazione e posa del lastricato. La formazione mi ha dato un grande aiuto nella conoscenza di questo settore. Abbiamo iniziato a lavorare insieme per aprire un'impresa in proprio tra noi studenti. Ma ora non abbiamo molti fondi e quindi stiamo cercando un finanziamento per avviare la nostra attività. Mi chiamo Philippe Onal Dabiré, studente in scienze giuridiche e politiche e ho anche una piccola attività imprenditoriale. Tutte le opportunità in questo settore oggi sono aperte. Oggi, grazie all'imprenditorialità e alla tecnologia, possiamo autoformarci in alcuni settori. Non importa in quale settore, possiamo comunque trovare qualcosa da fare. Noi incoraggiamo quindi i finanziatori, il governo, le persone che hanno fondi a offrire opportunità ai giovani perché possano trovare la propria strada. È importante dare ai giovani opportunità di formazione e di lavoro, ma è importante anche infondere la passione, il coraggio di andare verso l'imprenditorialità, cioè verso quel settore che può permettere loro di crescere senza aspettare che qualcuno faccia qualcosa per loro. Ogni 3 secondi un bambino muore a causa della fame, della mancanza di acqua e di cure mediche. Shalom io lo conosco, sono stato in Africa con i suoi volontari. Dal 1974 ha fatto scuole, case famiglia, orfanotrofi, panifici e ostelli da far gestire alle popolazioni locali. Sostieni il movimento Shalom con il 5 per 1000. Non ti costa nulla e darai una mano a milioni di uomini, donne e bambini. Sulla tua dichiarazione dei redditi indica il codice fiscale in sovraimpressione. Movimento Shalom, aiuta chi aiuta!